Qui siamo al Principato di Seborga con Riccardo Bonsi, segretario generale dell'EOSP. Che cos'è l'EOSP? Il VEOSP è il Venerabili Sequester Ordo Sacris Principatus Santi Sepulcri, che è il legittimo discendente della paupera Milizia Christi. Nasce in Seborga proprio come custodi della sacra reliquia, poi si evolve nella paupera Milizia Christi, ancora nel VOS Venerabili Ordo Santi Sepulcri, e nel 1611 la denominazione attuale data da padre Cesario da San Paolo, Venerabili Sequester Ordo Sacri Principatus Santi Sepulcri. Si sta chiudendo la tre giorni templare, Templaria Veros Festa. Ora eseguiremo il famoso cerchio di spade, cioè un cerchio nella quale idealmente all'interno del cerchio ci saranno tutte le persone bisognose, tutte le persone afflitte, tutte le persone che subiscono nel mondo ingiustizie da parte di potenti, di presuntuosi, di arroganti, che altro non sono dei vigliacchi. E dentro quel cerchio, alzando le spade, noi daremo loro protezione. Grazie. Bene. Assolutamente sì. Sappiamo anche che quando si decide di muovere mano... Arrivano troppo, a parte fatevi sapere, arrivano anche troppo. Il vero, perché il vero, i soldi dei templari erano la sommatoria di tutti i regni dell'Europa. Allora, rispondo, diciamo che Filippo il Bello era assolutamente, doveva molto per quattrini ai templari. Sappiamo anche però che i templari stessi avrebbero potuto semplicemente decidere di chiudere i castelli e di non mettersi nelle mani del Papa. La potenza che avevano militarmente era di gran lunga superiore alle truppe di Filippo il Bello e a tutte le altre. Credo ci sia un altro fattore da valutare. Sì. Che Filippo il Bello è il motore degli stati nazionali, sì, mentre i templari avevano già una visione sovranazionale. Sì. Quindi sì, era in contrasto proprio politicamente, sì, con quello che stava proclamando Filippo il Bello. E non meno importante, probabilmente, come dicevamo prima, le reliquie, perché sappiamo che dal porto di La Chapelle partono delle navi templari, prima ancora che vengano arrestate. Queste navi templari non si sa in realtà dove andare. È stato scritto un bellissimo libro, si può sapere dove vanno, alcune in Portogallo, ma si può sapere dove vanno, perché se in Francia la moneta viene chiamata Jean, perché Filippo cambia il conio della moneta da oro a argento. Non perché non l'aveva, ma perché aveva preso l'argento e i templari portavano da oltremare. Però vede, spariscono anche molte reliquie. C'era un fatto molto particolare, ve lo racconto sulla sigla. Si dice che prima che Gouffroy de Charnay, appunto, venisse al suo vivo sull'isola di fronte a Parigi, certo, non è, vengono prese alcune reliquie, tra cui la sigla. Si dice che i templari l'avessero avvolta in un telo, sì, e che questo telo era per protezione. In realtà si dice che questa immagine si sia sdoppiata e che in realtà le sindone diventavano solo due. Ecco. C'è un aneddoto molto strano. Negli anni 90 la sindone viene restaurata e viene tolto il telo che era stato cucito dalle monache di Chambéry quando aveva preso fuoco. Allora, il telo è sempre un telo del 1500. Il laboratorio che esegue il restauro dice di averlo mandato al Vaticano. Il Vaticano dice di non averlo mai ricevuto. Sparisce un altro telo, quindi l'altro che era stato ricucito. Quindi quante sono le sindoni? Come sono? Non solo, c'è un'altra faccenda. Se voi avete la curiosità, la capacità e ne avete voglia, andate sul sito dell'Enea, è uno studio che non sa nessuno. È finito nell'ottobre del 2011, quindi abbastanza recentemente. C'è una ricerca sulla sindone che prova in maniera incontrovertibile che in realtà la sindone non è un falso medievale. Non lo è, perché l'analisi al carbonio 14 fu fatta prelevando dei frammenti cuciti nuovamente dalle monete di Chambéry. E quindi è la media fra l'autentico e la parte cucita nel 1500. Quindi è la media ponderale. Sacro e profano. Esatto. Quello che dimostra l'Enea nel suo studio pubblicato recentemente su una piccola fibrilla, su un piccolo filamento della sindone, è che per poter imprimere quell'immagine ci vuole quello che viene chiamato il vuoto quantico, o meno l'ultravioletto lontano. Per poterlo fare ci vorrebbe la potenza di un centinaio di migliaia di laser, che quindi è irriproducibile. Questo per dirle gli studi recenti. Torniamo alle reliquie, ma va bene. Con
per screditare ancora i Templari, quando c'è stato l'attacco di Filippo il Bello al castello, i Templari non si sono opposti alle truppe, perché i Templari non potevano andare contro i cristiani, contro un altro cristiano. La spada che loro potevano portare in chiesa, la potevano portare soltanto perché la spada aveva subito il rito del battesimo. Perciò questo per dirvi che i Templari non potevano aver partecipato all'eccidio dei Catari, ma erano soltanto delle truppe mercenarie che erano al soldo della questa. Questa è l'idea, siccome il Cravo era la truppa mercenaria, il Templare doveva vivere in Oltremare e quindi aveva dei rapporti con il mondo musulmano completamente diversi. Facevano addirittura pregare i musulmani al tempio e quindi chiaramente era in contrasto con tutto. Per questo sono stati accusati di tradimento, di eresia e di tutte le altre cose. Io credo che forse bisogna tornare un attimino più indietro. Sì. Allora, se noi torniamo leggermente più indietro, sì, e andiamo su quelli che erano i territori, insediamenti anche, come dire, religiosi e le sette di Gerusalemme all'epoca dell'arrivo dei Templari, noi vediamo che ci sono tantissime sette, tra le quali forse la più importante è la setta Giovannita. La setta Giovannita che poi in definitiva, voglio dire, si riallaccia in qualche modo a quello che è il filone che è andato tanto di moda del Cristo esseno, poi insomma, se vogliamo. Degli esseni. Ecco. Coram, Mar Morto, i rotoli. Tutti i rotoli del Mar Morto e tutto il resto. In realtà, la realtà della Terra Santa all'epoca, sì, se noi la andiamo a guardare con un occhio, come dire, estraneo alla religione, guardiamolo un attimino, sì, in assoluto, vediamo che fondamentalmente era un connubio di gente che si sposava anche e si mescolava indipendentemente dalle religioni. Si vede bene Baldovino che sposa, che ha la moglie che praticamente è di una setta, se come vogliamo, oggi, se vogliamo la terza santa, è attuale, è multietnica, multireligiosa, che eccetera, certo, eccetera, certo. Per cui, come dire, questo miscuglio porta a una cosa secondo me, come dire, evidente: come fa un organismo così complesso come era quello dei Templari vivere in una realtà di questo tipo senza comunque in qualche modo prendere qualcosa di quello che c'è intorno? Beh, il Baphomet, per esempio. Sicuramente questo. C'è un aneddoto particolare: durante il processo dei Templari vengono addirittura accusati che in una precedente chiesa musulmana che è diventata templare si lascia la possibilità ai musulmani di andare a pregare in questa chiesa, vengono accusati di questo. Quindi è evidente che già i templari sapevano che mettere mano in un calderone come Gerusalemme e tutti i territori era complesso, ma sapevano anche che la repressione funziona sempre poco o male. In questo caso è la dimostrazione per la quale c'era, come dire, era multietnica. Mi ricorda, quando lei mi ha parlato di questa cosa, di una piccola, poi andiamo a vederle, ci sono le rovine dei Catari, cioè un piccolo codice miniato, un templare che gioca a scacchi, pensi un po', con un musulmano. Questo dimostra che assolutamente erano, tra virgolette, attualissimi. Ma perché era una logica normale quella. Questa è una via della mia città. Ugo dai pagani. Cadiamo in piedi. Cadiamo in piedi. Perché la mia città. De Pen. Ugo dai pagani. Ugo dai pagani. Ugo dei pagani. Perché sosteniamo che Ugo dei pagani è nato lì? No, l'hanno sostenuto anche diverse trasmissioni. Che Hugo de Payen, colui che fondò, che fu tra virgolette non il fondatore, ma che fu messo a carico nel 1118 dei Templari, è Hugo de Payen. In realtà Ugo dei Pagani, e probabilmente era davvero italiano. È italiano. E Ugo dei Pagani è nato in Nuceria Paganoro, non c'era dei Pagani, perché la sua famiglia governava la città. E questa è un'altra cosa che chi piace di Templare, siamo cascati a pennello.
diciamo al Principato di Seborga, discutiamo dei Templari. Perché sappiamo che nove monaci dalla Calabria partono e vanno all'abbazia di Orval, fondano un'abbazia che ho avuto modo di visitare, l'abbazia di Orval, è proprio vicino ai possedimenti di Bouillon, Goffredo di Buglione, la prima crociata per morire di Gerusalemme, e vicino viene fatta questa abbazia. Si sa anche che quei monaci chiudono l'abbazia, partono, e sembrerebbe che abbiano fondato il priorato di Sione. Facendo da consiglieri a Marcello. Perfetto, perfetto. E uno di questi era il famoso Urso. Però la storia, discussione sul Catare. Sì. Un libro che si chiama Luci Catare, il mio Catar, di Bertrand Lafarge, che è 50 anni che studia il catarismo, che ha partecipato alla ricostruzione dello Stallo Citania. Cioè, non sto parlando, io non sono nessuno, io le porto le testimonianze di René Melli, le porto le testimonianze di quel poveretto di Duvernat che non è più vivo. Vada a leggersi i suoi libri. E cosa le dicono? Le dicono che i catari non hanno mai avuto castelli realizzati in pietra, perché non c'era ancora l'utilizzo per fare quello. No, sta scherzando. Allora se non c'era quali... Mi scusi, stiamo parlando del 1200. Sono state edificate cattedrali in pietra, mi scusi. Sì. E chi è che aveva il segreto della costruzione? Me lo dico. Delle cattedrali si fa il segreto della costruzione, il segreto delle cattedrali. I romani ce l'avevano il segreto della costruzione, i romani che ci sono ancora adesso. Il cemento l'hanno inventato i romani, il cemento, il gotico e il passaggio. Posso avanzare una proposta? La proposta sarà questa, che col vostro permesso, se me lo consentirete, farò da collettore e vi inviterò a un tavolo nel quale ciascuno potrà portare di questo bel materiale e potrebbe, per primo ovviamente, perché stai dicendo delle cose interessantissime secondo me. Cioè, non c'è mai stato, tanto per intenderci, no? I catari non hanno mai celebrato in una struttura costruita, perché se uno va a studiare la spiritualità dei catari si rende conto che, prendendo esempio da Gesù Cristo, Dio non può stare in una cosa costruita da mani d'uomo. Siamo capiti? Gesù Cristo dice: dove più di due persone si riuniscono, io sono presente. Ma non implica una costruzione. Rinnovo la proposta e spero che verrà accolta. Bello questo. Indirizzo di entrambi. So dove trovare tutti e ringrazio. Aspetta, Tonino, purtroppo abbiamo Tonino. Sono studiato, no? Ho studiato su persone, non sono persone. Perdonami, se ti ho invitato, e mi sembra di averti invitato personalmente, perché ne sono convinto di questo, ne sono certo, così come della tua serietà. Come sto cercando l'editore per pubblicare questa traduzione che ho fatto, che è un libro, così ci ho messo 3 anni a tradurlo, perché è un libro sulla spiritualità catara, perché di libri storici sui catari ne hanno scritte 1000, cioè voglio dire, io nella mia personale biblioteca ho più di 200 libri sui catari, perché bisogna studiare la parte francese e poi non dobbiamo dimenticare quella italiana, perché in Italia si parla tanto di Pontorezzo, di Desenzano, esatto, e nessuno parla di Cuneo o di Roccavioni, dove c'è una dichiarazione di un vescovo che dichiara che in Roccavigone c'erano degli eretici, che erano il passaggio diretto, non dal Tenda come qualcuno può pensare, perché c'era la contea dall'altra parte e quindi c'erano i controlli, ma passavano dal Ciriegia, non so se voi siete pratici dell'arco alpino, che è un passo particolare, e soprattutto dal Colle delle Finestre, dove nell'ultima guerra si è ripetuta la stessa cosa, perché da San Martino a Vesubì gli ebrei si sono salvati passando da quel colle lì, arrivando poi su Cuneo. Qualcuno si è salvato, voglio dire, altri sono stati una cosa. Noi a Borgo San Dalmazzo abbiamo il treno, cioè una delle carrozze che ha portato gli ebrei di Cuneo a Auschwitz. Però la storia si ripete, no? Come dire, i catari erano perseguitati e usavano il colle delle Finestre, gli ebrei erano perseguitati e sono passati dal colle delle Finestre. Cioè sembra quasi che ogni 1000 anni. Posso farle vedere una cosa? Quasi. Una cosa molto semplice che lei vede qua. Questo è un codice miniato dell'epoca.
Benissimo. Secondo me è una costruzione in legno? Allora, quella lì è l'uscita dalla città, la cassata da un pensiero, giusto? No. Adesso mi dica che cos'è, poi arrivo anch'io, scusa. Carcassonne. Carcassonne, mi scusi, sì. Non è stata costruita dai catari, tutto. Lei prima ha fatto un errore enorme dicendo che era il conte di Foix che si difendeva dentro Carcassonne, mentre invece era Raymond Trencavel, mi scusi. Insieme al conte di Foix? No, il conte di Foix era già andato a Foix per organizzare delle altre cose. Ma il sostenitore, quello che viene preso, quello che si arrende a Carcassonne, è Raymond Trencavel, che viene imprigionato da Simone de Montfort e poi lo avvelenano e muore nelle prigioni di Carcassonne. Non lo dico io. Guardi, portiamo i libri che lei ha letto e i libri che abbiamo letto. Senta, mi dispiace, solo una cosa. Sì. Io ho fatto una serata a cui hanno partecipato diversi del VSO, certo, a Sant'Albano Scura. Sì. Io utilizzo dei filmati, certo, non solo delle fotografie, così, dove c'è scritto la storia dei catari, perché hanno fatto anche le versioni in italiano, ci sono in inglese, in francese, in spagnolo. Sì. Ecco, lei si guarda un filmato di quelli e dice la storia del catarismo. Ma non mi venga a dire che quelli sono castelli catari, capisci? Guardi, questa... sono castelli francesi, vede... costruiti dopo il 1844. No. Assolutamente, guardi, può essere stato detto da un qualsiasi libro di storia. I castelli che lei dice già esistevano perché erano posti a confine fra la Francia e l'Italia. La Francia è la storia che lei vede, guardi, non insisto. Era famosa. Le dico l'ultima cosa: questa era... qua si vede male, purtroppo non abbiamo una bella luce. Qua si vede un tessuto murario e un altro tessuto murario. Il tessuto murario che lei vede all'interno è un castello visigoto. Quello che lei vede all'esterno, stiamo parlando di Montsegur. Visigoto, eh? Attenzione, attenzione. Quello più antico, quello che lei vede adesso, ma non che la parte esterna è stato riedificato dal conte Pereira, è stato riedificato, sì, in legno, la linea di difesa dei Pirenei in legno. Ascolti, mi dica questo, solo un'ultima domanda poi la lascio e mi scuso per la polemica con tutti. Molto semplicemente, io sono stato a Rennes, scusi, a Montsegur, io sono stato all'interno, non so se lei c'è stato. Ci vado tutti i marzi, perfetto. La cerimonia. Mi dice quel modellino, quel plastico che c'è, cosa rappresenta? Allora, quel plastico, sì, è stato fatto. È falso. In parte sì. Ah, ok, perfetto. Mi immaginavo questo come. In parte sì. Grazie. In parte sì. Ma non ci sono costruzioni in legno? Da nessuna parte. Sul plastico non c'è nessuna costruzione in legno. O di legno, se vogliamo. Ma lei pensa di dica. Sì. Stiamo parlando del 1244. Esatto. Sì. Quando c'è la famosa presa di Montsegur che loro, sì, si arrendono, sì, è stata controllata tutto quanto. No? Certo. Non finisce lì, perché lei deve ricordarsi anche il castello, bravissimo, Keribus, 1255, quindi passano 10 anni. 45. Se no, guardi, o qua, lo trova semplice. Non è Wikipedia. Passano 10 anni. 1255. Wikipedia è facile, ma non molto semplice. Fa un motore di ricerca facilissimo. Devo dire che su Wikipedia si sono sbagliati. Probabilmente sì, io l'ho sempre trovato su tutti i libri che ho letto. 1255, passano 10 anni. Tra parentesi, Keribus, sì, si arrende anche lui. Non è che viene preso dalle forze, cioè non c'è una battaglia. Dopo un lungo assedio, il capitano che comandava Keribus ha deciso di arrendersi, facendo determinate cose, eccetera, eccetera. Logicamente i perfetti che erano lì dentro sono finiti poi su dei rodi, ma non a Keribus, però il discorso è proprio quello. Cioè, lei mi dice, le tracce del legname, allora, prima di tutto, se sono stati ricostruiti dopo dai francesi, sì, è logico che quelle tracce lì non le troverà mai, scusi. Guardi, ripeto, non voglio fare una polemica che reputo no, ma se lei va sul libro di storia, sì, francese, io... lei mi ha detto che il modellino che c'è è assolutamente una ricostruzione sbagliata. No, abbiamo non sottotitoli... completamente sbagliata. No. Non completamente sbagliata. Sì, certo. Certe cose sono giuste, ma altre cose le hanno aggiunte
supponendo che sia stato così. Cioè, allora, la storia di Monsegur, ci sono all'interno del museo ancora le palle del catapulte sparate che sono state ritrovate. Se vuole posso sapere una cosa, se va giù sul dirupo, le trovo ancora in mezzo alla foresta che non hanno neanche raccolte. Perfetto. Comunque, se lei va a Monsegur, vado a parlare con il pittore, quello che abita lì sotto. No, io ho parlato con uno storico che abita direttamente a Monsegur. Quando siamo andati per ricerca storica. Sa bene la storia di Monsegur, sì. Perché era in pratica il titolare di una libreria che è sempre esistita a Monsegur, no? Lui è stato per adesso. Siate pazienza, non voglio interromperla, ripeto, però abbiamo anche qualche problema con gli orari. Sì. Proprio il problema tecnico, ok? Quindi vi ringrazio, si è aperta una cosa bellissima. Secondo me non è una polemica. No, è appassionante, no, è simpatica. Abbiate pazienza. La ricerca della verità. Ecco, allora, allora, col vostro permesso, io personalmente mi prendo l'impegno di farmi organizzatore di un incontro nel quale portare documentazione reciprocamente in possesso per poterci confrontare. Se c'è da mettere una valigia. Ti però ad aiutare, amico. No, ma dato il tempo pure a lui di andare a vedere quello che si dice. Se vuoi rimane una cosa tra voi. Esatto. Ma con piacere, ti vado ad aiutare. Comunque, grazie a tutti. E grazie soprattutto per questo bel confronto dialettico, per questa bella parentesi, questa bellissima partecipazione che c'è stata da parte di tutti. Grazie di cuore, grazie. Un applauso. Voi date le spade! In alto! Non nobis domine! Non nobis domine! Non nobis! Non nobis! Se domini tuo! Se domini tuo! Da gloriam! Da gloriam! Cuore! Tuo nella vita, tuo nella morte. Grazie! Proviete le righe, ragazzi. Grazie a tutti, grazie. A voi. Vieni qua, piccolo cavaliere. Io sono a disposizione. Scusi. Bene, con questo piccolo servizio chiudiamo. Ora.